ragazzi, e oggi andiamo a testare questo cabinet per basso di casa Dark Glass da 500 watt, dotato di due coni da 10 pollici in neodimio e Tolex in fibra di carbonio, quindi super leggero. In questo caso io lo sto abbinando alla testata sempre Dark Glass, la MicroTubes 900, perché trovo che sia veramente l'accoppiata vincente. Ma andiamo subito a sentire come suona. Allora, tutto quello che andrete a sentire è microfonato da un SM57 e in questo riff che andrò a suonare userò plettro, un po' di overdrive della testata e il microfono sarà posizionato leggermente sul bordo del cono. Andiamo invece ora a sentire come risponde con un suono pulito, leggermente compresso, suonato con le dita, quindi non più con il plettro, e inizialmente con il microfono posizionato sempre nel cono superiore, un po' al bordo, e invece la seconda volta lo posizioneremo nel cono in basso, al centro. Ok, ora invece torniamo con il plettro e vi farò sentire un riff un po' più aggressivo anche per testare la versatilità di questo cabinet e ci concentreremo solo sul cono più in basso, prima con il microfono posizionato verso l'esterno e poi più al centro. In questo caso aggiungo anche la seconda distorsione della testata, che è quella rossa ed è un po' più calda. Andiamo subito a sentire come suona. Come avete potuto sentire, è un cabinet molto versatile e risponde benissimo sia ai suoni più puliti che a quelli più aggressivi. Personalmente parlando, trovo che sia veramente interessante la combo tra il design super elegante e leggero e invece il suono presente e massiccio che veramente contraddistingue Dark Glass da quando è nata. Quindi vi consiglio assolutamente di provarla. Vi ricordo che è distribuita da Algameco, quindi per qualsiasi altra informazione potete sempre andare sul loro sito e a presto!